Eccola qui, è lei finalmente la Alesis DM6 montata alla fine dopo tanto tempo in negozio. Siamo riusciti ad avere un set disponibile per montarla e fare una piccola dimostrazione visto che tanti di voi ce l'hanno chiesta. Una batteria che si può dire senz'altro è stato il prodotto più venduto nel periodo da dicembre fino a questo momento e abbiamo avuto veramente difficoltà a averla disponibile. È una batteria che si pone su una fascia di prezzo dove logicamente era, come era prevedibile, si è scatenato il putiferio, visto che il prezzo è veramente molto molto più basso dei primi strumenti, diciamo, degli starter kit elettronici di marchi tipo Yamaha o Roland. E ha avuto un notevolissimo successo e continua ad averla perché, a parte il prezzo, ha sicuramente delle caratteristiche discrete che la rendono interessanti, che la rendono assolutamente consigliabile. Abbiamo visto che ha una buona sensibilità sui pad, ha il doppio suono sul rullante, bordo e centro, ha anche un doppio suono sul piatto a seconda della potenza con cui si suona e ha un interessante pad in gomma più morbida per il rullante rispetto agli altri pad che cede un poco sotto la mano, quindi diciamo ha una risposta al tocco molto interessante rispetto ad altri pad di plastica più duri. Ed ha anche addirittura l'uscita USB che permette di collegarla a un computer e quindi accedere, a parte ai suoni interni che ha la macchina, a tantissime librerie di suoni che si trovano su internet utilizzando il cervello appunto come convertitore e poi aprendosi un ventaglio enorme di disponibilità di suoni che si trovano online. E ha anche diverse basi simpatiche da accompagnare, un buon metronomo e insomma è veramente uno strumento dal rapporto qualità-prezzo eccezionale e logicamente non vuole essere ciò che non è sicuramente una batteria che è paragonabile a strumenti che costano molto molto di più, ma sicuramente in questa fascia di prezzo è assolutamente vincente. Proviamo a sentire anche una piccola dimostrazione accompagnando una base interna tra le diverse che ha e che vi permetterà di studiare e di suonare con ottimi risultati. Logicamente ha un ingresso cuffia, ha un ingresso per una fonte esterna per eventualmente accompagnare delle basi oppure collegarsi con i dischi. Dischi poi con appunto fonti sonore esterne e poter accompagnare dischi e cose del genere. E quindi sentiamocela e eccola qui, DM6 Alesis. Thank you.